sia il templete dove Se il palco dove stiamo sta in questo luogo, non è per caso. È perché appunto, fin dall'inizio, il governo sta dietro di noi. Fratello, sorella indigena, fratello e sorella non indigena, siamo qui, solo per dire siamo qui. E quando diciamo siamo qui, ci rivolgiamo anche agli altri, fratello, sorelle, per chi è messicano e per chi non lo è. Con te diciamo siamo qui e con te stiamo. Sorella indigena e non indigena, uno specchio siamo e siamo qui per vederci e farci vedere, perché tu ci veda e ti guardi, perché l'altro si veda nello sguardo di noi altri. Siamo qui e uno specchio siamo, non la realtà ma appena un riflesso, non la luce ma appena un lampo, non un cammino ma solo pochi passi, non la via ma solo alcuni dei tanti passaggi che al domani conducono. Fratello, sorella, città del Messico, quando diciamo siamo, diciamo anche non siamo. Non siamo quelli che aspirano ad ottenere il potere e attraverso lui imporre il passo e la parola. Non saremo. Non siamo quelli che mettono un prezzo alla propria dignità o a quella degli altri, quelli che convertono la lotta in mercato dove la politica è grettezza crescente e che discutono non di progetti ma di clienti. Non saremo. Non siamo quelli che sperano nel perdono e nell'elemosina di chi finge aiuto mentre in realtà compra e non perdona, ma umilia chi è incerto e sfida chi reclama e domanda ed esige. Non saremo. Non siamo fra quelli ingenui che sperano che la giustizia arrivi dall'alto mentre cresce solo dal basso. La libertà che solo insieme a tutti si raggiunge. La democrazia che è in tutti i selciati e si guadagna sempre lottando. Non saremo. Non siamo la morale passeggera che è fatta di niente e si archivia nel calendario delle sconfitte che questo paese fa brillare con nostalgia. Non saremo. Non siamo l'ambiguo calcolo che simula la parola e in essa nasconde un nuovo inganno. Non siamo la pace simulata che ambisce a una guerra eterna. Non siamo chi dice tre e poi due o quattro o tutto o niente. Non saremo. Non siamo il pentito di domani, quello che si converte in un'immagine ancora più grottesca del potere, quello che simula buonsenso e prudenza dove c'è stata solo compravendita. Non saremo. Siamo e saremo uno in più nella marcia, quella della dignità indigena, quella del colore della terra, quella che scoprì e riscoprì in molti Messico che sotto il Messico si nascondono e fanno male. Non si era mai sentito un appassionato discorso politico in versi e poche volte si era avvertita una capacità chiara come quella di Marcos e degli zapatisti di proporre, senza infingimenti, un modello alternativo di società ispirata a una civiltà, quella Maya, annichilita ma non domata. Per questo il premio Nobel